Buonasera, aggiungo volentieri, saluto il contingente della Chiesa Bresciana per questo convegno. Una fondazione che si richiama a Giuseppe Tobini, che è stata iniziata da Vittorio Cozzolini, è evidentemente uno dei frutti, dei tanti frutti propri del cattolicesimo bresciano. Una fondazione che ha nel suo codice genetico l'impegno per la formazione umana e cristiana delle persone. Intende quindi operare sul centro nodale dal quale dipende il futuro della società, perché è l'uomo che pensa e decide e opera, e il futuro della società dipende dalle scelte dell'uomo. Se l'uomo è saggio e buono, produrrà delle scelte sagge e buone, e se l'uomo è stupido o avaro o invidioso o maligno, produrrà delle scelte distruttive e disumane. Per questo la dimensione educativa sta nel cuore della speranza della società. Ma come si fa a fare l'uomo, a fare il cristiano? Che il compito educativo non sia mai stato facile, non c'è neanche bisogno di dimostrarlo. L'educazione ha a che fare con la libertà della persona, e quindi tutti i suoi obiettivi rimangono in sospeso, sotto condizione, fino a quando l'educando non risponde liberamente e positivamente alle sollecitazioni, agli insegnamenti, alle proposte dell'educatore. L'educatore semplicemente scommette sulla persona, senza avere in anticipo nessuna sicurezza di avere puntato sul numero vincente. E così è sempre stato. Il problema è che oggi siamo davanti a una sfida ancora più complessa e impegnativa, perché fino a qualche decennio fa potevamo illuderci di avere un patrimonio preciso di conoscenze, di memorie, di valori, di tradizioni che insieme costituivano il bagaglio ideale dell'uomo formato, del cristiano maturo, per cui educare significava trasmettere alle nuove generazioni questo patrimonio nel modo più chiaro, più attraente, più motivato, così che i giovani comprendessero il patrimonio e lo facessero responsabilmente proprio. Naturalmente, dicevo, la trasmissione non era sicura nel suo esito, non era sicura di essere accolta, ma era sicura di ciò che trasmetteva, sicura che quello fosse il contenuto sano aderendo al quale si diventava uomini adulti, maturi, responsabili, socialmente positivi. Oggi non è più così chiaro, perché il moltiplicarsi illimitato delle conoscenze e delle specializzazioni, l'assunzione del metodo empirico in tutti gli ambiti del sapere, da quello strettamente scientifico a quello morale e teologico, il passaggio da una visione cosmocentrica della realtà a una visione antropocentrica, lo sviluppo del soggetto con l'affermazione della sua libertà come valore primario, tutto questo ha messo in crisi le abitudini, le tradizioni e le convinzioni consolidate. Vuol dire allora che non si può più educare? No, ma vuol dire che l'educazione assume dei parametri nuovi, passa attraverso una vera e propria rivoluzione degli obiettivi e dei metodi. Non si tratta più solo di offrire un pacchetto culturale testato e sigillato che il discente deve accogliere, studiare, comprendere e fare proprio con le sue scelte personali. Si tratta invece di insegnare a prendere coscienza di sé, ad appropriarsi del funzionamento della conoscenza umana, del funzionamento della coscienza morale, dell'esperienza religiosa, in modo che la persona sappia valutare, correggere, orientare tutte le sue idee, le sue scelte e i suoi comportamenti. Educare anzitutto a essere attenti alla realtà intera e a non alterare la percezione della realtà con delle censure o con delle deformazioni interessate. Educare a essere intelligenti e non ottusi, a rendere quindi conto di quando c'è qualche cosa da capire. Educare a essere ragionevoli, cioè a distinguere un'idea che spiega la realtà da un'idea che è puro parto dell'immaginazione.
educare a fare scelte in vista del bene personale e sociale, attuale e futuro. Educare ad amare con sincerità e generosità. In una parola, educare la persona a edificare se stessa nel momento stesso in cui opera sul mondo o costruisce relazioni con gli altri o si rivolge a Dio nel culto. Questo non significa buttare a mare ciò che viene dalla tradizione. Sono convinto che il 95% del patrimonio culturale tradizionale è sano e che deve essere custodito e semmai arricchito. Ma le nuove generazioni non lo assumeranno più come un patrimonio la cui genuinità è garantita dall'esperienza del passato. Lo assumeranno solo se potranno e sapranno innestarlo nel processo personale di maturazione e di libertà. Questa è una esigenza imprescindibile con cui la sfida educativa oggi deve misurarsi. Celebriamo 60 anni di un'istituzione, ricordiamo persone che hanno onorato Brescia, ma non guardiamo solo al passato, bisogna aggredire il futuro e rendere l'uomo capace di plasmarlo, il futuro, con saggezza e con coraggio. Come si diceva quando ero giovane, chi è convinto si mette insieme e parte.